Buonasera, grazie a tutti di essere qua, grazie al circolo che ci ospita e soprattutto a Monsieur Houellebecq che è venuto a trovarci da Parigi. Michel Houellebecq è famoso in tutto il mondo, è lo scrittore francese vivente più letto al mondo e più piratato. È famoso per la sua, come dipinge e racconta la società occidentale, esangue allo stremo, quasi priva di forze, e come riesce spesso in una stessa pagina o anche addirittura nella stessa frase a riunire il grottesco e il tragico. E quindi spessissimo leggendo i suoi libri ci si dispera, ci si vorrebbe strappare i capelli e un minuto dopo, una virgola dopo invece si ride, ogni tanto a denti stretti, ogni tanto invece sono vere e proprie risate di cuore. È anche famoso per le controversie, per le polemiche con cui infiamma spessissimo la Francia e non solo la Francia. E questa sera parleremo, chiacchiereremo di molte cose, in particolare del suo ultimo libro, Qualche mese della mia vita, che è il suo primo e ultimo al momento tentativo di autobiografia. E sono pagine abbastanza dolorose di due eventi, due incidenti che sono successi più o meno in contemporanea e che l'hanno visto protagonista. Una è stata una minacciata querela da parte del rettore della Grande Moschea di Parigi per un'intervista che ha rilasciato a una rivista francese, a un numero speciale di una rivista francese, Front Populaire, di Michel Onfray. E l'altro invece è un altro episodio molto spiacevole di un collettivo olandese. Questo libro è, almeno a me è parso, una sorta di mea culpa, di un assumersi le proprie responsabilità, e dall'altra, poi lo vedremo meglio dopo, il primo forse esempio di revenge porn book, di libro come revenge porn. E quindi volevo, la prima domanda è, volevo chiederle perché questo libro? Je pense qu'effectivement je n'écrirai jamais d'autobiographie parce que je ne pense pas être doué pour ça. C'est-à-dire que j'ai pas suffisamment de mémoire. Enfin, j'ai pas une mémoire sensorielle suffisamment précise. Allora, prima di tutto tengo a dire che non considero questo libro un'autobiografia, non sono tentato dallo scrivere delle mie autobiografie perché non credo di esserci portato, non credo di avere una memoria sensoriale abbastanza precisa. En fait, j'ai raconté des choses récentes qui m'est arrivé dans les derniers mois de ma vie, effectivement. Parce que pour une fois, il m'arrivait des choses dramatiques, racontables, enfin, avec un suspense, quoi. Enfin, il y avait un vrai suspense. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de tenter. Et j'ai déjà, à la limite, je commençais déjà à en oublier une partie, quoi. Alors que ça n'avait que quelques mois. Donc, il fallait vraiment que je le fasse tout de suite. Quindi io ho deciso di raccontare degli eventi, delle cose recenti, cose che mi sono successe negli ultimi mesi. E per una volta, in effetti,
ho capito che mi erano successe delle cose anche abbastanza drammatiche e ho voluto approfittare un po' di questa sensazione di suspense data da questi fatti e mi sono detto che valeva la pena quindi tentare. Però ho deciso di farlo anche abbastanza rapidamente perché mi sono reso conto che stavo già iniziando a dimenticare delle cose, quindi ho dovuto farlo un po' sul brucio. Voilà, et c'est pas non plus un journal parce que j'ai pas écrit au fur et à mesure, j'ai attendu que ça soit fini. Que ce soit arrivé un moment quelque chose finissait pour écrire ce qui s'était passé. Mais c'est bizarre dans un sens de parler de ce livre parce que je l'ai écrit un peu aussi pour oublier les événements qui sont racontés, quoi. Effectivement, c'était pénible. Non lo considero neanche un diario perché non scrivevo man mano che gli eventi succedevano, aspettavo che certe cose terminassero e poi scrivevo. Quindi niente, questo libro penso che sia stato anche un modo per esorcizzare, dimenticare le cose che mi erano successe e quindi cose anche che mi avevano fatto soffrire, delle cose piuttosto penose. E allora, se è d'accordo, io leggerei un passo, che è uno dei passi incriminati dell'intervista, in cui, tra l'altro, lei spesso è stato, le hanno detto che che vede il futuro, che legge il futuro, che riesce a profetizzare gli eventi futuri. E qui, in effetti, sembra proprio quello che è successo. Lei nel passo che adesso leggo se interi territori passassero davvero sotto il controllo degli islamisti, penso che avrebbero luogo atti di resistenza. Ci sarebbero attentati e sparatorie nelle moschee, nei caffè frequentati dai musulmani, insomma dei Bataclan al contrario. Lei ha scritto questo libro prima degli eventi di quest'estate di Southport, dove ci sono state dei sollevamenti effettivamente contro dei bar, delle moschee in Inghilterra. Quindi ha anche in questo caso, prima degli eventi, raccontato degli eventi che poi sarebbero successi. Quello che è successo a luglio di quest'estate, poi. E come ci è arrivato a questa profezia? L'Angleterre, à vrai dire, c'est bien triste pour les Anglais parce que ils sont sortis de l'Europe uniquement, enfin principalement pour ne plus avoir d'immigration chez eux. Et en fait, ils en ont plus, quoi, après être sortis de l'Europe. Donc, ils ont l'impression de s'être fait avoir quelque part, oui. Beh, diciamo che per gli inglesi è abbastanza triste la situazione attualmente. Sono usciti dall'Europa perché non volevano più avere gli immigrati, adesso ne hanno di più. Quindi è un po' che si sono fatti un po' fregare. Ma se... Je ne peux pas dire que je comprenne tout à fait les Anglais. Hein. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ont résisté à Hitler. Quoi. Enfin, ils ont quelque chose de surprenant, là, parfois. Oui. Devo dire che in un certo senso però li capisco, gli inglesi, capisco conoscendoli un po' perché sono riusciti a resistere a Hitler. Mais ce qui est amusant, enfin je ne sais pas si c'est amusant ou pas d'ailleurs, mais c'est que la France se rapproche un peu de la situation anglaise. Parce que, bon, géographique, c'est les Français qui sont censés arrêter les immigrants avant de passer en Angleterre. Bon, ils n'y arrivent pas tout à fait, mais ils y arrivent quand même un peu.
Ce qui fait qu'on a des immigrants, si vous voulez, jusqu'à une... pendant les 50 dernières années, les immigrants ils sont venus d'abord d'Afrique du Nord, puis d'Afrique noire. Maintenant, on commence à avoir des Hindous, des Pakistanais, des Afghans, des Tchétchènes, des nouveaux types d'immigrants qu'on ne connaissait pas du tout. Et ça crée une situation intéressante, mais qui n'est pas vraiment celle que les partis de droite enfin, décrivent, si vous voulez. Et c'est là où j'étais pas... Je voulais changer un passage de mon interview, si vous voulez. Parce que je ne crois pas du tout à un complot islamiste global à l'heure actuelle en France. Ce qui se passe, c'est peut-être pas mieux, c'est qu'il y a de plus en plus de replis ethniques. Mais si vous voulez, par exemple, on a eu des affrontements sanglants entre Marocains et Tchétchènes. Vous voyez ? Ou entre Algériens et Gitans. Oui. E appunto... può essere più o meno divertente notarlo, comunque io credo di poter dire che la Francia in un certo senso è abbastanza vicina all'Inghilterra da un punto di vista geografico ma anche proprio così di situazione. Fino a qualche anno fa la Francia rappresentava un po' l'ultimo baluardo dell'immigrazione e quindi i migranti si fermavano in Francia, non riuscivano ad andare a oltre. Quindi i migranti all'epoca, 5 anni fa, erano soprattutto provenienti dal Nord Africa, poi hanno iniziato ad arrivare anche dall'Africa nera. Adesso oltre a loro c'è un nuovo tipo di migrante, sono gli migranti che sono indù, pakistani, ceceni, quindi una situazione nuova in un certo qual senso e anche interessante per questo motivo. Non credo che quello che ci dicono i partiti di destra corrisponda esattamente alla situazione reale. Io personalmente non credo che ci sia un complotto islamista in corso in Francia. C'è una sorta però di ripiegamento etnico e si hanno sempre di più scontri, ad esempio, fra marocchini e ceceni, anche sanguinosi. Bon, par exemple, ce qu'on vérifie en lisant mon livre, c'est que les musulmans sont même pas d'accord entre eux, quoi. Par exemple, il y a le recteur de la grande mosquée de Paris, il pense qu'il faut me pardonner, finalement je suis un gentil garçon. Il y a un autre responsable musulman qui dit non, non, il faut me poursuivre. Si vous voulez, ils sont pas d'accord entre eux, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que je voulais pas, aller trop loin dans la question, parce que je suis même pas sûr d'avoir compris moi-même les complexités de la représentation de l'islam en France, quoi. Se leggerete il mio libro, in effetti anche nel mio libro parlo di questi scontri a volte che ci sono tra musulmani stessi, ad esempio il rettore della Grande Moschea di Parigi, personalità, è diciamo in polemica con un altro personaggio molto importante sempre nel mondo islamico francese. Per questo motivo non vorrei neppure andare troppo a fondo in questa analisi, in questa questione, perché non credo di essere in grado di aver capito neppure io bene quello che sta sotto questi problemi. Per venire all'altra questione trattata nel libro, qualche settimana della mia vita, è questa faccenda che l'ha vista coinvolto con questo gruppo di un collettivo artistico olandese che ha girato alcune scene pornografiche con lei e poi le ha fatto firmare questo è raccontato nel libro, un contratto capestro per il quale lei ha perso completamente qualsiasi voce in capitolo riguardo a queste immagini. E a me leggendolo è venuto in mente che mi è parso come il primo caso di revenge porn book, quindi in una certa qual modo lei vuole raccontare la storia dal suo punto di vista e rimettere i puntini a posto. Volevo sapere a che punto ne è della battaglia legale. Mi sembra che l'ha vinta perché
non si trova online il film. J'ai apparemment gagné, mais je renonce à vous expliquer, si vous voulez, parce que c'est, je suis pas sûr de comprendre moi-même. Mais disons, bon, pour revenir au début, j'étais très surpris parce que les, en fait, c'est pas vraiment un revenge porn, c'est ce qu'on appelle un chantage à la sextape, quoi. Et je pensais que ça pouvait arriver à un acteur, oui, sans problème, un chanteur, éventuellement, peut-être un sportif très connu, un écrivain, non. Je pensais pas être suffisamment célèbre. Je m'en serais bien passé de cet aspect de la célébrité, mais disons qu'il y a il faut vraiment. Bon, en fait, c'est des artistes ratés, ces gens de ce collectif hollandais. Et il faut vraiment se méfier de la haine de l'artiste raté, quoi. C'est très, très dangereux. C'est une des haines les plus fortes. La haine jalouse, c'est vraiment très venimeux, quoi. Quindi no, in effetti non ho vinto questa causa, comunque sarebbe anche lì molto lungo da spiegare quello che è successo e forse non sarei neanche io in grado di darvi tutte le informazioni corrette. Comunque non avrei mai pensato di essere oggetto di un ricatto, pensavo che potessero essere soltanto gli attori, i cantanti, gli sportivi molto più famosi che potevano eventualmente essere ricattati come è successo a me, non uno scrittore come sono io, e d'altronde avrei rinunciato molto volentieri anche a questo aspetto della celebrità. E quindi in effetti questa esperienza è stata molto dolorosa perché questo collettivo è un collettivo di cui bisogna veramente fare attenzione, un collettivo di artisti falliti ed è quello che è più pericoloso, cioè proprio avere a che fare con delle persone che nutrono odio perché sono essenzialmente dei falliti. C'est mon deuxième gros épisode juridique dans ma vie. En tout cas, s'il y a une chose dont ça m'a donné envie, c'est vraiment de prendre ça comme sujet, les procès, quoi. La bataille juridique. Parce que c'est captivant, effrayant. Et autant j'ai vraiment pas envie de le revivre comme sujet, autant ça me paraît vraiment un bon sujet, les procès. E d'altronde questa è stata la mia seconda esperienza di una causa legale e quindi mi ha ispirato, nel senso che mi ha fatto venire voglia di scrivere intorno a questo tema dei processi legali, le battaglie legali. Trovo che siano dei temi, dei soggetti accattivanti e quindi chiaro che non quando si è coinvolti personalmente, però penso che siano temi che si prestino a dei romanzi. Quindi non tutto il male viene per nuocere. Oui, non, mais à condition que ce soit que je parle d'autres gens que moi, oui, ce sera mieux. Oui. Mais c'est une des seules choses. J'ai tantôt j'envie parfois Emmanuel Carrère parce qu'il l'a fait. Ah oui, bien sûr. Oui. Ouais, en plus, bon, c'est un de mes auteurs préférés en français, en fait. Bon. Mais il a fait quelque chose que j'ai pas fait, quoi. C'est un petit peu jaloux, là. Sono un po' geloso di Emmanuel Carrère, che anche lui ha vissuto un po' quello che ho vissuto io. D'altronde è il mio scrittore preferito, quindi mi ispirerò a lui. Ci ha dato qualche. Abbiamo intravisto un po' forse dei lavori futuri, ma non ci avventuriamo. E volevo chiedere invece, sempre nel suo libro racconta che in pochi in Francia, a causa relativo a questo evento, hanno preso le sue difese.
E due in particolare però si sono dimostrati molto vicini amici. Uno è Bernard-Henri Lévy e l'altro è Gérard Depardieu. Volevo chiederle, secondo lei, se lei fosse stata una donna, l'opinione pubblica sarebbe stata più clemente? Oui, oui, je pense quand même, oui. Bon, mais les... Oui, les femmes ont parfois tendance à oublier, par exemple, que les hommes se font violer aussi, si vous voulez. Dans les prisons, c'est tout le temps, quoi. Et dans toutes les institutions fermées où il n'y a que des hommes, c'est assez dangereux. Les internats de garçons, les casernes, enfin le pire c'est quand même les prisons. Donc c'est vrai que les hommes sont parfois pas assez pleins. En effetti sì, credo che forse fossi stata una donna probabilmente avrei avuto più riscosso maggiore empatia. E a volte ci si dimentica che anche gli uomini possono subire delle violenze, non soltanto le donne, soprattutto nelle istituzioni chiuse, nelle prigioni, possono essere quindi andare incontro a violenze, essere violentati, le caserme. Quindi sì, penso che comunque anche gli uomini corrono questi rischi, anche se forse a volte se ne parla meno. Sì, bon, dans le cas de l'affaire de Pardieu, je suppose qu'on en parle en Italie, parce que il est connu, quoi. À part le fait que j'aime bien Depardieu, enfin personnellement, je vais vous dire ce qui m'a le plus choqué maintenant cette affaire. C'est que bon, il est accusé de viol. Et lui dit non, je suis innocent. Bon, il y a eu à l'heure actuelle un premier procès, il y a eu un non-lieu. Enfin, pour un des deux cas, hein, je parle du cas le plus avancé juridiquement. Non-lieu, ça veut dire, ben, c'est bien juridiquement, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Bon, la plaignante a fait appel, c'est son droit. En tout cas, c'est une affaire grave. Et ce qui me met vraiment mal à l'aise, c'est que j'ai l'impression que ce qui a eu le plus nuit à Gérard Depardieu, c'est pas l'accusation de viol, c'est des propos dans une émission de télévision. Et ça fait vraiment un scandale. Et bon, c'est des propos, oui, certes, vulgaires, ouais, oui, il parle vulgairement, ça, il n'y a pas de doute. Mais quand même, entre des propos et un viol, il y a une différence énorme, quoi. Et j'ai l'impression que cette télé lui fait plus de mal que tout le reste. L'affare, l'affaire Depardieu, ne parlo perché penso che in Italia lo conosciate bene, quindi sarete sicuramente al corrente, oltre al fatto che a me piace molto e quindi ci tengo. Per me è stato abbastanza scioccante venire a conoscenza di quello che lui ha vissuto. Lui è stato accusato da una ragazza di stupro, c'è stato un primo processo che però è finito con un non luogo a procedere, quindi in teoria doveva essere abbastanza buono l'esito, però questa persona, questa ragazza è andata in appello, quindi il processo è continuato. Ma sicuramente è una cosa molto grave quella che è successa, ma non sono state tanto le accuse che mi hanno colpito quanto le dichiarazioni e quello che è stato detto nel corso di alcune trasmissioni alla televisione. Quindi è vero che tra affermare, dire e violentare c'è una differenza, è molto più grave lo stupro, però c'è stata veramente un'enfasi, una cattiveria e anche una volgarità enorme nel parlare di questo fatto alla televisione. Quindi alla volte la televisione fa peggio, fa più male di quanto non sia nella realtà.
puis il y a autre chose aussi qui m'a mis extrêmement, qui me met mal à l'aise en fait. C'est que au fond, je pense que juridiquement, il va s'en sortir quoi en fait. Même après le procès en appel, il sera pas condamné parce que c'est... Mais ce que je pense aussi, c'est qu'il tournera plus jamais de film. Quindi c'è un qualcosa che mi ha messo un po' così in difficoltà ed è stato che, sapendo, sono convinto da un lato che uscirà pulito, nel senso che vincerà la causa in appello, però quello che è sicuro è che non potrà più fare un film. Quindi la condanna, diciamo, mediatica sarà fuori dal tribunale, insomma. Oui, bon, les médias l'ont condamné, ça c'est clair, mais le milieu du cinéma ne le soutiendra pas, quoi. Bon, à un moment donné, je me souviens d'avoir dit, quand même, dans le cinéma, ils sont très lâches. J'avais l'air de sous-entendre qu'en littérature, ils sont plus courageux, mais en fait, j'ai des doutes sur la deuxième partie, quoi. Oui. Quindi sì, in effetti i media, il cinema, il mondo del cinema sicuramente lo condanneranno indipendentemente dall'esito della sentenza in tribunale. E mi sono sentito dire, pensare tra di me, e sì, in effetti quelli che il mondo del cinema è un mondo di vigliacchi, è quasi come se nel mondo della letteratura invece non fosse così, però poi mi sono fermato nel pensiero perché forse è lo stesso anche nel mondo della letteratura. Questo mi porta alla prossima domanda. Secondo lei è corretto dire che oggi come oggi la comunicazione pubblica passa soltanto attraverso provocazione e polemica? Sì. Oui, mais c'est les médias qui cherchent ça. Moi, je me souviens d'avoir été enregistré à mon insu, par exemple. Enfin, je me suis aperçu qu'il y avait un micro plus tard. Quoi. Enfin, parce que les gens cherchent un propos polémique, en fait. Enfin, oui. 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 Sì, penso che in effetti è quello che cercano di fare i media, polemica. Io ad esempio mi sono ritrovato, ho scoperto che mi stavano registrando a mia insaputa, forse è quello che cercano le persone, cioè di fare questa polemica, sono attratti dalla polemica. No, ma ce che è assez horrible, en fait, quand même, c'est qu'après... Bon, après avoir inventé une polémique avec des phrases qu'ils ont trouvées, les médias vous accusent de créer la polémique pour vendre, quoi, en fait. Quello che è terribile è che poi, dopo aver fomentato la polemica in media, dicono che sei tu che sei polemico, che sei tu che hai creato la polemica. Moi, je suis là. Moi, franchement, je conseillerais aux auteurs, enfin aux jeunes, de se faire assister par un avocat en permanence pendant leurs interviews. Devo dire che ai giovani scrittori, ai giovani autori, personalmente consiglierei di farsi sempre assistere da un avvocato. On a le droit dans les gardes à vue, hein. In Francia, tout du moins. Quando si è fermati, si è un fermo di polizia, si ha diritto all'avvocato. Non, c'est plus prudent. È decisamente più prudente. E, ultimamente, tornando ai suoi libri, è stato notato che ha una vena più romantica. E spesso lei ha detto che non è d'accordo con Dostoevskij.
e non sarà la bellezza a salvare il mondo, ma sarà l'amore. E come? Oui, ben, là, Dostoevsky, après avoir dit ça, il n'est pas rentré dans les détails. Hein. Je préfère pas rentrer dans les détails, moi non plus, enfin, sur le comment. Dostoevsky, dicendo questo, però non ha dato dei dettagli. A chi io vorrei non entrare troppo in questi dettagli. Mais le anéantir, c'est, si on veut, c'est romantique. Oui, la fin est romantique, mais... C'est un peu différent les romantiques et morageunes, quoi. Là, je voulais faire quelque chose qui se produit, qui n'a pas été très souvent décrit, à mon avis. Peut-être parce que ça se produit rarement aussi. C'est un couple qui va de plus en plus mal et qui remonte la pente. Qui se remet ensemble, en quelque sorte. Et c'est vrai que ça arrive pas souvent, mais c'est quelque chose de touchant, particulièrement. Enfin, il y a une sorte de veine touchante particulière que je voulais explorer là. E nel mio libro Anéantire sicuramente c'è una vena un po' più romantica. Volevo fare un qualcosa che, di cui in realtà non si parla spesso, non viene spesso descritta, una situazione dove c'è una coppia che sta male, che vive male e che però riesce, dopo la crisi, a risalire la china, a rimettersi insieme, a riformare una coppia. Quindi è un qualcosa che non succede spesso, di cui non si racconta spesso. Però ho trovato che fosse una situazione abbastanza commovente, che mi toccava, per cui per questo che penso che valesse la pena affrontare anche questa situazione. Je dirais que sérotonine est plus typiquement romantique, à mon avis. Però forse Serotonina è più romantico, è un romanzo più romantico, effettivamente. È il mio preferito. C'est mon préféré. Oh. Serotonina. Non so se sia più romantico, ma è il mio preferito. E l'hanno accusata di moltissime cose, appunto, soprattutto di odio contro le donne, misoginia, islamofobia, e nei suoi libri spesso le uniche creature che sembrano degne di tenerezza e compassione sono gli animali. Penso a Fox, per esempio, in Possibilità di un'isola. Come mai gli animali? Forse più precisamente lo chien, quand même. Solo il cane. Quindi soprattutto il cane. So che lei si spende anche per delle associazioni animaliste, è vero? Oui, 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 j'étais membre, oui, j'ai longtemps été membre du jury 30 millions d'amis, oui. Oui. Ben, il est qualifié dans la Possibilité de machine à aimer. Oui. Bon, c'est une manière bizarre de le dire, mais c'est vrai, le chien. E in effetti sì, il mio amore va soprattutto per i cani, però sono stata a lungo sono stato membro socio di un'associazione appunto di protezione degli animali. L'île de machine à aimer, dicono che gli animali sono delle isole e delle che facilitano, che incoraggiano all'amore. Non, mais c'est vrai, on voit des gens parfois c'est une catastrophe que leur chien les aime, hein. C'est stupéfiant. E a volte è incredibile, si vedono esempi di animali, di cani che amano spassionatamente il loro padrone.
Mais bon, mise oui. Moi, je ne me trouve pas misogyne. Non, non mi considero, dopo di questo, non mi considero un misogino in realtà. Bon, macho, ça pourrait soutenir, si vous voulez, par exemple. Macho, ça pourrait se soutenir. Potrei accettare di essere definito macho, un maschilista, scusate. Non, mais la différence est simple. Bon, vous prenez par exemple dans une dispute, à un moment donné, la femme se met à pleurer, éclate en sanglots. Bon, ben, le misogyne, ça l'énerve, alors que le macho, ça laisse attendre rire. Quindi vi faccio un esempio, c'è una grossa differenza in effetti. In un litigio, poniamo, una donna inizia a piangere, scoppia in singhiozzi, il misogeno si arrabbia, si incavola, invece il maschilista si intenerisce. Il macho. Non il maschilista. Il macho. Il macho tradizionale. E allora, ricollegandomi a questo, lei spesso racconta nei libri una società occidentale in cui è impossibile vivere, sia per l'organizzazione del lavoro, ma anche per una sorta di incompatibilità tra uomini e donne. Da dove deriva questa cosa? Di chi è la colpa? C'est peut-être le fait de demander trop à la vie, hein. De vouloir que ce soit constamment intéressant, nouveau, etc. Ce qui est juste pas possible, quoi. Quand on demande des choses impossibles, ben on les a pas, enfin. Enfin. Bon, j'ai décrit ça de manière plus froide, par ailleurs. En disant que l'ensemble du mécanisme de la société était une machine à augmenter les désirs sans donner la possibilité de les réaliser. Donc, en fait, ça fonctionne essentiellement sur la frustration, quoi. Là, le fonctionnement de la société dans son ensemble, qui... Des gens pas frustrés seront pas assez dynamiques. Quindi credo che questa difficoltà di vivere nel mondo occidentale è dovuta al fatto che ci chiediamo forse troppo e quindi non sempre è possibile quando si chiede troppo alla vita. E quindi si cerca sempre qualcosa di sempre più interessante, sempre più innovativo, e non sempre è possibile averlo. Quindi quando poi ci si trova di fronte all'impossibilità di ottenere quello che si desidera, sorgono delle frustrazioni, un po' quello che ho anche cercato di scrivere magari con un po' più di distacco qualche mio libro, dicendo appunto che il meccanismo della nostra società è un meccanismo che è fatto per aumentare il desiderio, i desideri, e il fatto di non poterli realizzare significa poi andare incontro delle grosse frustrazioni, quindi e la frustrazione fa sì che poi l'uomo, l'individuo, non sia più dinamico. Mm-hmm.
Bon, c'est certain qu'un ralentissement global serait un pas dans la bonne direction, quoi. Un pas dans la bonne direction. Oui, oui, oui. Quindi rallentare un po', un certo rallentamento generale potrebbe significare già andare nella buona direzione. Chissà se si ricollega questo, spessissimo nei suoi libri ci sono dei riferimenti, devo dire anche molto divertenti, a delle sette religiosi. Penso ai raeliani di Lanzarote o le mitiche Wicca di annientamento. E immagino che siano sette che esistono veramente. Questo non lo so, glielo chiedo. E come mai questa sua ossessione, tra virgolette, con le sette? Mais honnêtement, j'ai l'impression de m'intéresser aux religions aussi. Oui. Adesso ho la sensazione, ma l'impressione che mi sto interessando anche alle religioni. Allora, dopo le faccio una domanda sulle religioni. Mais bon, la Wicca, c'est un peu... C'est différent, hein, c'est-à-dire qu'ils ont, un projet qui apparemment semble complètement saugrenu, qui est de refaire vivre le paganisme. Il semblerait bien que ça marche, surtout dans les pays anglo-saxons. Il y a des gens qui prêtent une grande attention au cycle des saisons, etc. Enfin, donc moi ça m'intéressait parce que c'était bizarre. Enfin, c'est un tentative de retour à une religion qu'on a abandonnée il y a très longtemps, quand même, en Europe tout du moins. Quindi appunto gli Wicca in realtà è un progetto questo che apparentemente soltanto sembra un po' strampalato, è un ritorno all'indietro, al paganesimo, e sembra che però in Inghilterra funzioni, cioè questo ritornare al rispetto del ciclo delle stagioni e a ritornare anche forse a quello che è stato, a una religione che abbiamo dimenticato. Donc, bon, Raël, lui, tentait vraiment de fonder une religion nouvelle sur une nouvelle base. Et ça, bon, bah, manifestement, c'est pas facile, quoi. Enfin, lui a complètement raté. Raël, lui, invece, sta tentato di creare una nuova religione, e invece questo è stato un chiaro insuccesso. Allora la domanda sulle religioni non è veramente proprio sulle religioni, è a ridosso del 7 ottobre lei ha sostenuto in un'intervista a un quotidiano israeliano la reazione di Israele, e volevo chiederle adesso, a un anno data, se ancora di Israele e di Netanyahu, sottolineiamo, a un anno data, se ancora è della stessa opinione. Eh bien oui. Oui, je soutiens de la même manière Israël, oui. Bon, ça devient de plus en plus laborieux, pénible. Bon, je suis censé comprendre la société, mais il y a des choses que je comprends pas, hein, par moment. L'antisémitisme contemporain, j'ai du mal à le comprendre, en fait, par exemple. In effetti sì, sono della stessa idea, sono sempre
sostengo sempre Israele come prima, però mi rendo conto che la situazione è sempre più difficile, sempre più dolorosa anche. Però appunto ci sono delle cose che forse bisognerebbe conoscere meglio, e non credo di conoscere a fondo tutto quello che riguarda quanto è avvenuto e la società. Però quello che non capisco sicuramente è l'antisemitismo contemporaneo. Oui, il y a une phrase, bon, il y a une phrase célèbre à un moment donné qui expliquait bien ça, qu'on, l'antisémitisme et le socialisme des imbéciles. Bon, c'est une phrase choc, mais assez juste. È appunto una frase che spiega bene forse quello che è il mio pensiero, cioè l'antisemitismo e il socialismo degli imbecilli. Mais et c'est vrai que ça pourrait sembler juste, parce que là c'est relayé en France par des mouvements d'extrême gauche, quoi, en fait, essentiellement. Mais quand même, je suis bien obligé de me souvenir que j'ai connu des gens d'extrême gauche quand j'étais au lycée. Il y avait plein de trotskistes dans mes années de lycée. Ils n'auraient pas soutenu le Hamas, quoi. Sûrement pas. Donc quelque chose a changé que je ne comprends pas tout à fait, si vous voulez. Et qui est inquiétant. In effetti, ci sono movimenti di estrema sinistra che prendono le posizioni nette. Io però mi ricordo quando andavo al liceo di conoscevo dei ragazzi che erano si dichiaravano trotskisti, e quindi erano di estrema sinistra, però non si sarebbero mai schierati con Hamas, quindi probabilmente nel frattempo qualcosa è cambiato. Mais bon, pour revenir à votre question de départ, il est tout aussi vrai qu'il y a un an qu'Israël lutte pour sa survie, quoi. S'ils arrêtent de se battre, ils disparaissent, tout simplement. Però per rispondere alla domanda iniziale, credo che si possa dire appunto che Israele lotta per la sua sopravvivenza. Se smettesse, cessasse di combattere e lottare, scomparirebbe. Nel suo libro, l'ultimo, Qualche mese della mia vita, ci sono due frasi che ritornano spesso. Una è fu come se la vergogna dovesse sopravvivergli, ed è l'ultima frase del processo di Kafka. E l'altra è la letteratura vince sempre alla fine, e gliela dice sia Bernard-Henri Lévy sia in altri termini Depardieu. Adesso che è passato qualche mese da quel periodo, quale delle due, secondo lei, si è avverata? Disons que oui, peut-être que la littérature est plus forte. Enfin, ça m'a fait du bien d'écrire ce livre, oui. Bon, ça marche pas pour tout, hein. Ça peut marcher pour la honte, oui. La littérature peut être plus forte que la honte. Par contre, l'écriture d'anéantir à la fin a plutôt augmenté ma crainte des cancers de la bouche que ça l'a diminué, quoi. Je suis documenté auprès d'un chirurgien et c'était assez éprouvant, quoi. Donc ça marche pas pour... Oui, il y a des choses pour lesquelles ça marche pas.
Quindi effettivamente la letteratura può essere più forte e credo di aver fatto bene a scrivere questo libro perché appunto mi sono sentito meglio dopo, però non è che funzioni sempre così. Ad esempio nel libro, nel romanzo Annientare, scrivere questo libro mi ha poi messo una paura tremenda di un cancro alla bocca, mi ero molto documentato con dei chirurghi e quindi alla fine non avevo tratto grande vantaggio dal fatto di scrivere di questo romanzo, perché appunto in realtà poi avevo molto più paura. Bon, altro esempio, serotonina è un modello très net en livre, c'est Graziella de Lamartine. Bon, ben, dans le cas de Lamartine, son regret d'avoir laissé échapper Graziella, à mon avis, n'a pas du tout été diminué par l'écriture du livre. Ça a même plutôt aggravé, en fait. Donc, croire que la littérature vient d'une thérapeutique, c'est pas prudent. C'è rarement un terapeutico, in fatto, come. Anche in serotonina, Graziella Lamartine, appunto Lamartine ha questo rimpianto di averla lasciata andare e il fatto di aver scritto non è che aiuti, anzi il dolore è aumentato, quindi credo che si debba essere molto prudenti nel dire che la letteratura fa sempre bene o ha un valore terapeutico, direi che non è proprio così. E quindi alla luce di questo ha ancora voglia di scrivere? Oui, je sais pas si envie est le mot juste, quoi. C'est-à-dire Il y a un moment donné où c'est. Où c'est plus pénible de laisser non écrit que d'écrire, quoi. Donc il faut attendre ce moment-là, en fait. In effetti non sì, ho ancora voglia di scrivere, non so però se aver voglia sia l'espressione giusta, se il desiderio, la voglia sia la parola giusta, perché a volte diventa anche appunto molto doloroso, penoso scrivere e a un certo punto però diventa quasi una necessità, quindi diventa necessario non scrivere, non è più possibile, diventa necessario scrivere. Ben bon. En fait, c'est pas que j'ai envie d'écrire, quoi, c'est que j'ai envie d'écrire quelque chose de défini. Et si je l'écris pas, ben je vais y repenser, je vais y penser tout le temps et ça va devenir une obsession pénible, quoi. Oui. Quindi appunto non è che ho voglia di scrivere in generale, ho voglia di scrivere qualcosa di compiuto, di fatto, e se non lo scrivo diventa poi un'ossessione, ci penso tutto il tempo. Per noi è meglio così, che diventi un'ossessione. Oui, oui. Ça finit toujours comme ça, en fait. Oui. À la fin, ça finit sempre così. Bah, sauf quand on meurt, évidemment. Tranne quand on meurt, évidemment. Io la ringrazio moltissimo, monsieur Houellebecq. Gisella Spalla, anche, che ha tradotto per noi stasera. E, purtroppo, monsieur Houellebecq non può fermarsi per firmare le copie. E vi ringrazio moltissimo di essere venuti stasera così numerosi e attenti.